Ciao a tutti amici della Pipa. Tutto bene? Come state? Volevo fare un video veloce veloce su una pipa nuova che ho acquistato appena 2 giorni fa a Torino. Ero praticamente sotto la Mole, stavo passando nella via sotto la Mole che incrocia poi via Po, quella che porta da Piazza Vittorio a Piazza Castello. Nella traversa, diciamo che va verso la Mole, c'erano delle bancarelle con dei prodotti artigianali, chi faceva borse di pelle, chi gioielli, braccialetti, roba del genere, agende, vestiti, e c'era anche una bancarella di pipe. Io non ci ho fatto neanche caso, tra l'altro stavo camminando dritto, avevo forse la macchina fotografica in mano, la stavo impostando per fare 2 foto e non ho fatto caso. La mia ragazza si gira, mi fa: guarda un po', c'è la bancarella di pipe. Cioè, non te ne sei neanche accorto, tu che cerchi pipe, guardi pipe ovunque, nelle vetrine delle città, non hai visto questa che è praticamente davanti a te. Non ci avevo fatto caso, mi giro, vedo sto tavolone pieno di pipe stupende. Sono rimasto un attimo così e ho detto: cavolo, cioè, speravo di trovarle, ma lì per lì in quel momento non ci stavo pensando, quindi mi ha colpito un po' la cosa, mi ha preso d'improvviso e vedo queste pipe molto particolari e ben fatte subito al primo colpo d'occhio. Scusate. C'era una signora dietro al banco e chiedo che pipe sono, se le fanno loro, se le producono loro, se le vendono per qualcuno, cosa sono, via, che marca sono. E lei mi dice: le fa mio marito, si chiama Lucio Chiodi, un artigiano di pipe, le fa da molti anni, non so se lo conosci. Io l'avevo sentito tramite un mio amico che abitava prima qui vicino a me, poi si è trasferito adesso da qualche anno a Torino. Aveva già trovato questa bancarella insieme nei pressi di via Po o Piazza Castello, non mi ricordo, quindi un po' più in su, qualche mese prima, e me ne aveva parlato. Allora mi è venuto in mente, ho detto: ah sì, forse le conosco tramite un amico, e ho chiesto un po' di informazioni. Poi è arrivato anche il marito, che è appunto l'artigiano che fa queste pipe, che è Lucio, ed è appunto Lucio Chiodo, l'artigiano di queste pipe stupende, e sono rimasto colpito dalla bellezza. A me piacevano davvero davvero tanto, molto ben fatte, ben rifinito, una bella radica calabrese, stagionata molti anni, me lo sono fatto comunque confermare da lui, bocchini sia in ebanite che metà acrilato a seconda dei modelli. E non ho resistito, ovviamente, mi sembrava strano, a comprarne una. Stavo cercando giusto il regalo di Natale in questi giorni da farmi e cercavo apposta, cioè cercavo proprio una pipa, quella bancarella caduta a pennello. E allora no, ne ho acquistata una. E questa è la pipa che ho acquistato. Spero si veda abbastanza bene. La parte rusticata sopra, c'è, cioè, lasciata grezza proprio la radica, la corteccia, diciamo, esterna della radica, bellissime venature, molto molto ben lucidata. Adesso qua nel video magari non rende molto. La veretta un rosso chiaro, quasi un rosa salmone. Adesso con la luce sembra veramente rosa, ma è un pelo più scura di come si vede. Molto strana, è molto particolare, può non piacere magari la veretta così. A me è piaciuta molto, mi ha colpito parecchio. Tra l'altro è in trasparenza e si vede sotto le venature della radica. Adesso dal video non si riesce a capire molto, comunque si vede che è un metacrilato in trasparenza. Bocchino in ebanite, veretta metacrilato di questo rosso chiaro, erica, radica di erica calabrese. Molto molto capiente. Questa pipa non è lunghissima, sarà lunga 10-12 cm, però è molto alta, ha un fornello molto alto e largo. Qua dentro ci sta veramente boh, 4-5 grammi di tabacco, una cosa pazzesca, un bel vulcano, ed è fatta a crescere.
quasi punto vulcano. E mi piace molto davvero. Qua abbiamo la scritta Lucio Chiodo in alto e sotto c'è il numero della pipa, penso il numero di produzione e fabbricazione della pipa. Io l'ho trovata una pipa bellissima, ce n'erano tante, ero indeciso su cosa prendere perché ne ha veramente tante. Vi consiglio anche di andare a vedere il sito, mettete Lucio Chiodo su internet, Lucio Chiodo Pipe e troverete subito il sito. C'è la parte, diciamo, iniziale della storia che parla di lui, da dove viene, cosa ha fatto nella vita, da quanto produce pipe e la descrizione appunto delle sue pipe, come vengono create. Ci sono delle foto delle fasi di lavorazione, dove fa vedere anche gli strumenti che usa e come le lavora, che prodotti utilizza, che materiali e che macchinari. E poi c'è la sezione delle pipe, nuove pipe, quelle ultime diciamo uscite e tutte le altre divise per le sue categorie e si può contattare via internet, via mail, via telefono per acquistare queste pipe. Io mi sono trovato molto bene, allora sono alla quarta fumata di questa pipa, quindi forse può essere ancora presto, ma diciamo che più o meno la maggior parte delle volte si capisce abbastanza da subito se una pipa fuma bene o no, riaccendo. A me è piaciuta fin dalle prime boccate, diciamo. Ha una radica molto asciutta, ben stagionata, e rilascia subito un gusto dolce nel tabacco, cosa che io apprezzo molto. E l'ho fumata a Torino la prima volta e anche la seconda che ero a Mondovì, comunque all'aperto. A meno 1, meno 2 di temperatura, quindi una giornata umida e fredda, e non si è mai spenta se non forse una volta, ma non me ne sono neanche accorto. Ha sempre tirato bene, sempre dato una buona fumata asciutta fino alla fine, spegnendosi appunto quasi mai. Sono soddisfatto, davvero davvero soddisfatto dell'acquisto. La faccio vedere anche in bocca. Sta molto bene, molto. È particolare, ma a me piace davvero tanto. È una bella forma. È un po' diversa dal normale. Si tiene bene in bocca. Ben bilanciata, leggera, nonostante la quantità e la grandezza della radica appunto che c'è in punta del fornello, e del tutto soddisfatto di questa pipa. Ringrazio Lucio Chiodo davvero di questa pipa e dei suoi consigli, persona tra l'altro gentilissima, disponibilissima, prezzi ottimi, andate a vederli, variano ovviamente da modello a modello, e mi ha regalato anche un pigino che non so, adesso ce l'ho una giacca, poi ve lo faccio vedere, magari lo metto nella foto che metterò nella presentazione del video, come didascalia del video, metto la foto della pipa e del pigino e niente male, mi ha regalato una carica di tabacco, il pigino e la pipa non me l'ha regalato, però compreso nel prezzo c'era quello ed è tutto davvero soddisfatto. Faccio vedere ancora una volta. Andate a cercarlo in internet perché merita, davvero. Vedete i suoi lavori, ne ha veramente tante. Penso faccia anche lavori su misura, se avete più o meno una forma che vi piace, o comunque potete provare a proporglielo, ma ne ha davvero una vasta gamma anche lui che vi soddisferà sicuramente. Io ve lo consiglio di andare a dargli un'occhiata. Lui è di Grugliasco, lavora al Grugliasco, al laboratorio lì, quindi subito vicinissimo a Torino, a pochi chilometri da Torino. Se siete in zona, secondo me merita di conoscerlo. Io non abito, sono di Savona, provincia di Savona, quindi non vicinissimo a Torino, ma ci vado
abbastanza spesso durante l'anno a fare un giro e non lo conoscevo, se non appunto tramite questo mio amico, ma non l'avevo sentito tanto in giro. E sono davvero davvero soddisfatto, davvero bello. Niente, boh, una presentazione di una pipa, dentro ci sto fumando del Glen Piper, aromatizzato, Virginia leggermente aromatizzato della Robert McConnell, che ho già recensito negli altri video. Alla prossima, un altro video, allora ci vediamo al prossimo. Questo è un video veloce veloce, giusto di presentazione di questa pipa. Io la provo comunque in questi giorni e se qualcuno ha già provato delle pipe chiodo me lo faccia sapere come si è trovato e se gli piacciono. E vi aggiornerò nei prossimi video su come mi trovo nel rodaggio, perché adesso sono alla quarta fumata, quindi ci vorrà ancora più o meno una dozzina o quindicina di fumate per considerarla praticamente, diciamo, completamente rodata fino alla fine. Grazie ancora, alla prossima. Ciao ragazzi, buone fumate. Ciao ciao.